Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova ricetta a base di avocado. Ho scoperto l'avocado da un po', però me ne sono innamorata solo ultimamente. Trovo che si sposi bene un po' con tutto, il suo gusto è abbastanza neutro e quindi ogni abbinamento si adatta perfettamente per realizzare un bel po' di cose. E questa volta vado a realizzare questo budino barra smoothie barra frullato, sempre a base di avocado, ma con l'aggiunta anche della menta. Vi lascio subito agli ingredienti e alla ricetta, ma prima però lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se cliccate sulla campanellina rimarrete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete interagire con me invece commentate sotto il video e condividetelo se invece volete sostenermi. E niente, vi lascio subito alla ricetta. Taglio il mio avocado a metà. Poi con un cucchiaio lo spello. Incomincio tagliando il mio metà avocado dentro il mio contenitore o il frullatore. A questo punto si aggiunge un cucchiaio di foglie di menta e mezzo cucchiaio di zucchero, ma dato che io ho preparato il mio sciroppo di menta, andrò ad utilizzare questo e ne verso 2 cucchiai. La ricetta per realizzare lo sciroppo di menta lo trovate già nel mio canale, ma ne potete trovare un'altra anche nel mio profilo Instagram sotto i post. E ora vado a versare mezza tazza di latte. Frullo tutto. Ora prendo una tazza come questa, perché l'ho fatto abbastanza denso, perché voglio mangiarlo come budino. Guardate la sua cremosità, è pazzesco. Se invece volete berlo come frullato, basta aggiungere ancora un po' di latte. E in questo caso va bevuto come un frullato. Eventualmente aggiustate anche la menta e lo zucchero. E anche questo sarà super buonissimo, solo che è da bere. La consistenza la scegliete voi, il risultato è buonissimo in entrambi i casi. E niente, questo alla fine è il risultato. Il gusto è davvero buonissimo, ma non mi resta altro che dirvi di provarlo. Ora tocca a voi e lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate, con quali altri ingredienti vorreste vedere la prossima ricetta o quali prossimi video vorreste vedere nel canale. Con questo è tutto, io vi mando un bacio e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!